I can tell you got a great personality, good energy. Ma come ci sono finito alla festa privata di Dwayne Wade? Adesso ve lo spiego meglio. Noi se non facciamo viaggi al limite, cioè direttamente in aeroporto, una notte al pronto soccorso, si viaggia con la gastrite, sofferenze incredibili, ma si fa, si fa. Dopo 20 ore di viaggio, scalo, sbattimenti e tutto, siamo arrivati. Campo da basket in aeroporto, immagini ovunque dello Star Game, fare gli eventi livello NBA. Pazzesco, pazzesco. Direi che ci siamo, ora ci ripigliamo e domani iniziamo a ballare. Momento incredibile, se ci pensi, siamo qui in Indiana, è già così. Tra di noi amici, con cibo, con Lore, a chiacchierare, parlando di basket, due o tre televisioni che fanno vedere partite di basket e c'è lo Star Game, è surreale. Questi sono i momenti in cui ti devi fermare un attimo e dire che cazzo sta succedendo in Europa. Ci siamo! No, cioè in realtà non ancora, cioè questo è ancora l'hotel, perché qua l'NBA All-Star Game si prende anche gli hotel. Però ci siamo davvero a Indianapolis, raga, sta succedendo di nuovo, sembrava impossibile, invece di nuovo NBA All-Star Game 2024 e sarà ancora più incredibile dello scorso anno. Se non l'avete ancora fatto, beh, innanzitutto iscrivetevi al canale, cioè che se siete qui per caso, raga, fermatevi e iscrivetevi al canale. E se invece anche questo non l'avete fatto, andatevi a vedere il video dell'All-Star Game dell'anno scorso a Salt Lake City, dove sono successe delle cose assurde, dal concerto di Post Malone per caso all'incontro con Giannis, il giro in motoslitta dispersi nello Utah, la gara delle schiacciate pazzesca e il record di punti di Jason Tatum visto a un metro di distanza. Ma adesso siamo qui a Indianapolis per vivere di nuovo l'All-Star Game e sarà davvero unico, perché sta succedendo una cosa pazzesca. Per la prima volta due amici, due italiani all'All-Star Game, cioè Jimbo, Gianmarco Tamberi, che giocherà per la sua seconda volta il Celebrity Game, cioè già questo è tutto surreale. E soprattutto, lo avete visto già lo scorso anno, l'NBA All-Star Game non è solo le partite che si vedono in televisione, anzi forse quella è la parte più piccola. Tutto quello che è davvero lo Star Game è intorno ed è una grandissima festa, e qui in giro per Indianapolis accadono e accadranno un sacco di cose. In Indiana è ancora più speciale, perché qui il basket è una tradizione da tantissimi anni. Per dirne una, l'ultima volta che lo Star Game è stato ad Indianapolis è stato lo Star Game in cui ha esordito un certo Michael Jordan. Quindi abbiamo un sacco di cose da fare, abbiamo un sacco di amici da andare a ritrovare in giro. Seguiteci, inizia davvero lo Star Game a Indianapolis. Vi proviamo a raccontare tutto. Ma chi altro fa? C'è qualcun altro nel mondo? No, così. No, vero? No, no. Ehi, come stai? Io bene, tu? I'm good. Okay, it's all I know. Hey guys. Due cose che rendono molto figo il fatto che tutto questo sia a Indianapolis quest'anno. Il primo è perché in Indiana c'è una tradizione di basket incredibile. Non so se avete visto il film Hoosier, per dirne una, però insomma l'Indiana è quel posto dove ve ne immaginare, se ci pensate ci sono quelle campagne con le fattorie, con fuori il canestro di legno attaccato, ecco, tutto quello per farvi capire quanto qui ci tengano anche al basket. E poi l'altro motivo è perché Indianapolis non è poi così grande, è tutto walkable, cioè tutto a portata di passeggiata, e quindi si può andare in tanti punti.
punti dove sono organizzate le varie cose dello Star Game a piedi, quindi in modo comodo. Praticamente un grande villaggio dove si celebra il basket e soprattutto si celebra l'NBA, una grande festa. La figata come sempre è che quando arriva l'NBA si prende letteralmente la città. Adesso stiamo andando all'NBA House, che è dove si concentrano un sacco di attività. Siamo dentro l'NBA House, qui si centrano un po' di attività, ogni anno ovviamente si plasma e si modella sulla località in cui si trova, questo è molto indiana, è molto Indianapolis. Vabbè dai, siamo arrivati nel mio spogliatoio, devo prepararmi nel mio armadietto, che figo, che figo. C'è una cura nel dettaglio assurda, questo è solo l'NBA House, solo l'NBA, un altro pianeta. Allora sta succedendo che ci hanno detto che possiamo entrare qua dentro e scegliere due cose che vogliamo, due oggetti qualsiasi che vogliamo. We're good to go. I always wanted to be, you know, an iconic Black Friday guy. Yeah. Okay. So I'll run first. My go-to is this jacket because it's okay. It has all these stamps. Okay, it's. I take this. It's similar, right? Yeah. Give it a try. These two. Let's see the back. Yeah. This one is a little bit more edgy, but it suits you. Like you have more, your style is more like that, you know. Poi ti voglio vedere a metterli nella valigia. È arrivato Miles Turner. Miles Turner, se vi ricordate, ci eravamo beccati anche a Las Vegas e con lui in realtà siamo diventati amici, ci siamo conosciuti a Milano quando era venuto per un evento dell'NBA e poi avevamo fatto una serata insieme. E lui è uno dei più grandi collezionisti, appassionati e fan di Lego, credo al mondo, ha dei set pazzeschi e oggi qui all'NBA House ci sfideremo, io contro di lui, su un set Lego. Cioè, è un sogno, ci sfidiamo a colpi di Lego, non ho ancora ben capito come funziona. Proprio adesso sto facendo da giudice un'altra gara e poi gareggiamo. Are you okay? Yeah, man. Do you, remember the night in Milan together? Of course, bro. Yeah. Of course I do. I remember your big cowboy. Cowboy hat, yeah. That's me, bro. I wear that everywhere. But we have the same passion for the Lego. Lego, bro. I yeah. saw that you have the great set. Bro, I have so much stuff going on with this favorite? Stuff. My favorite is the Death Star, bro. All the Star Wars like sets are my favorite parts. Do you have a Millennium Falcon? Yes, I got that one too. It's my dream days. Yeah, that's a big one too. All right, so what we're gonna do is make the most interesting basketball endemic piece that we can make within 5 minutes. Boomer is your judge. Keep that in mind. All right, so you guys have 5 minutes. Starting now. Basketball. Basketball based, okay. This is my basketball court of our dream with a blackboard, many colors for the positivity and a good place to view the match, view the game, a ball inside the court, and it's a new playground, the playground of the future. You can be honest, Boomer, it's fine with us. The basketball, sure, bro, that was the best. Yeah! Thank you everybody. You know? Thank you, Boomer. Thank you. Vabbè, niente. In questo giro abbiamo portato a casa il premio, abbiamo portato a casa il risultato. Non sanno più come battermi, sai che non mi inviteranno più perché vinco tutti gli anni. Miles ha detto una frase fighissima alla fine, perché lui è un vero fan di Lego assoluto. Keep building. Keep building, guarda che è. Dopo keep pushing, keep building. Vuol dire tutto. Ok, tutto sotto controllo, parte la bufera. Ma adesso it's time. È il tempo di andare a Celebrity Game. Andiamo a vedere Jimbo. Stasera la partita tanto attesa, almeno da noi. La farà alla Lucas Oil Stadium, questo in realtà è un campo da football americano, ha chiuso e dentro ci hanno messo dei campi da basket, ha fatto una roba assurda. Qua dentro dovrebbe anche esserci il campo a LED, quello clamoroso. Andiamo a vedere. Run up a check with me, I'll make it rain. I got the funds, that's what I do for fun. I know you want some, so stop playing games and go run and get you some. I got beauty and brains, I ain't no plain Jane. Cost a lot to maintain, but it ain't a thing. For real, I'm way too cute to be broken. I'm the captain of the ship,
prescription, pulling my weight like I'm into fitness. On about my business, feeling my circuit, I ain't even witness. Ain't one treating like a mistress, dunking on him, I don't miss. I look like a baby. Oh, yeah. Okay. Questa gliela ciulata perché entrava la palla. No, levatemi dal cazzo, porca due! È finita, ha vinto la squadra di Shannon. Non ce l'aspettava nessuno perché sembravano scarsissimi, invece evidentemente proprio così è. Cioè, il tiro che vale 4, il tiro che si può fare in quel momento vale doppio. Vabbè, scacciate di Jimbo, dai, a casa tutti lo stesso. Come ha detto Espo, tocca vincere l'Olimpiadi. No. Comunque era una gara di 1 contro 5, andate a arrivare della partita. Tutti prendevano la palla 1 contro 5. Vabbè, già che ci siamo, già che siamo qui, d'altronde è stato stancante tutto questo. Io c'ho ancora la gastrite, ricordo tutti che oggi ero piegato in camera un'ora da solo che soffrivo con le fitte. Heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze and sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is, so make sure it's X that you wanna rally with. I'll make a big man turn to the kid. Shout out skull when I splatter up wigs. Even seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mix shot. Told them man can't handle the fix spot. Good morning Indianapolis, nuova giornata dopo una giornata intensa e piena di emozioni come quella di ieri. Solo emozioni from Indy, sempre bello quando ti svegli dall'altra parte del mondo perché appena apri gli occhi in realtà c'è già il telefono pieno di messaggi, di tag, di cose eccetera, perché ovviamente in Italia è già pomeriggio. E questa mattina bellissimo vedere insomma tutte le immagini, tutte le cose legate alla serata ieri di Celebrity Game, le schiacciate di Jimbo, il nostro video insieme, insomma bello riuscire a condividere tutto questo con voi. Adesso io non lo commento mai real time perché il video di solito lo vedete dopo, però vedere voi che scrivete raga ma che figata, grazie che ci fate vedere queste cose, ce le fate vivere, è la soddisfazione e l'orgoglio più grande di quello che stiamo facendo perché funziona, quindi andiamo avanti. Oggi è un altro grande giorno, è il day 2 almeno per quanto ci riguarda, è il sabato, non è il sabato del villaggio ma è il sabato dell'All Star Game e adesso iniziamo una serie di cose che dobbiamo fare andando e tornando alla NBA House perché c'è qualcuno che ci sta aspettando. Così dicono. C'è qualcun altro che quest'anno sta vivendo delle emozioni credo incredibili perché è il suo primo anno in NBA, o meglio il suo primo anno in cui gioca davvero in NBA e sta facendo la differenza sorprendendo tutti. Stiamo parlando di Chet ed è qui dentro. Yes, sir. Nice to meet you. We come from Italy. Italy? Have you been in Italy never? No, but I've heard it's great. I need to go. Yeah. Is this your first time kind of getting around the NBA? Yeah, this is my second All-Star game. Okay. Last year in Salt Lake City, okay. we were there. And you, how do you feel about this All-Star game? I mean, it's great. You know, it brings people from all over the world, as you know, and you know, it brings people together and. You know, it's all about having a good time, pushing the game forward, so. Yeah, are you excited for this weekend? Oh, yeah. You know, got a teammate, Shea, playing an All-Star game, so I'm excited to be there, cheer him on, and, you know, have some fun doing it. We got to play yesterday, which is fun, so, you know, it's a great weekend all together. Get to meet some cool people. It's a good time. We are very, very excited for your team because you looks like a group of friends that play basketball together, like a real team. Yep. You feel these vibes from your team? Oh yeah. You know, we all enjoy being around each other, not only playing with each other, but at the same time, we want to see each other win. And, you know, we know going at it together is the best way to win. So that's how we do it. Okay, see, this year is the most swag team in the NBA. So. Your look is very good. In Italy, appreciate we say fresco. You are fresco. Fresco, fresh. Fresco. Yeah, fresco di zona. Can you repeat? Fresco di what? Fresco di zona, fresh of the zone.
Fresco di zona. Yeah, you are a real fresco di zona. Appreciate it, man. Yeah. What is important in your style for you? For the most part, I kind of keep it comfortable, keep it clean, just because, you know, I put so much focus on basketball, but at the same time, sometimes I like to let loose a little bit, you know, All-Star weekend, you know, put a little bit of extra touch on the clothing and everything. You know, I'm not big into logos. You know, I like some cleaner pieces. You know, might go with the button up with, you know, something you don't usually see, some like camo pants. And then I love my Jordans. Yeah, you are very cool. Yeah, Jordans everywhere. And then a little bit of jewelry too. I'm into watches. So yeah. You got the watch going too. So I just like to be myself and, you know, kind of put myself into my clothing. Everybody want to see you on the court against Wembley, maybe in the next All-Star game or during the season. How do you feel that competition with Wembley? I mean, it's great. You always want to, as a competitor, you always want to play against the best players and against other really good players who also compete and play really hard and have a lot of skill. You know, it really brings the best out of you. And, you know, I think it's great to be able to play against not only Wemby, but all the other great players in the NBA. You know, it makes me better every single night. And, you know, we put out a good show for the fans, too. Thank you. Thank you, man. Yes, sir. Thank you. Maybe he's better. There we go, my man. Thank you, very much. Yes, waiting for you in Italy. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Nice to meet you. Luca from Italy. Italy. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a Gianluca. Great honor to, thank you. To meet you. Grazie. We have a relationship, but you don't know, because my name is Gianluca, but my last name is Gazzoli. It's similar to Gazzoli. When I was a child, when I played with my friend, the other guys always called me Gazzoli. Gazzoli, Gazzoli, like Gazzoli, but I not play like you. Wow, it's incredible. Thank you. Guarda, tu me la dici quella frase, ok? Ti dico, dimmi, sembri... Sì, Gazzoli, Gazzoli, ok. Okay. Vado. Vai. Vado, guarda che in posta non mi ferma nessuno. Sì, sembri quasi Gazzola. Gazzoli, Gazzola. Sì, cioè, proprio. Oh, yeah, non è un attimo qua che... Hey. No, I'm the real Gazzoli. Ah, non... You're Gazzoli. Sì, right? Yeah, Gazzoli, Gazzoli. Ah, sì, è lui, okay. Gazzoli. Okay. Thank you. Thank you very much. Perfect, perfect. Bello, posso dire è stato molto bello? Molto, molto bello, vero? Era Gazzoli, raga. Era Gazzoli. Siamo in un luogo storico qui in Indiana, mitologica questa arena. È l'arena degli Indiana Pacers che ospita in questi giorni lo All-Star Game. Questo che vedete tutto pieno non è per una partita, la partita sarà domani sera, questo è sabato mattina in questo momento. Sono tutti qui per vedere l'allenamento, perché la cosa pazzesca è che riempie un'arena intera per vedere l'allenamento degli All-Star NBA. In realtà più che un allenamento vero e proprio è comunque un grande show. Tutto questo il sabato mattina alle 11 ed è strapieno. Making some noise with these guys right now. You know how we do it. Again, the Eastern Conference All-Stars are about to come out any second now. All the way to the balcony around. We need them to make some noise. Molto bene, in questo momento si sta allenando l'Est, abbiamo visto la presentazione e tutto. Noi in realtà non abbiamo ancora capito se si allenano davvero in questo momento, comunque fanno un po' di cose in campo, alcuni sono anche dei giochi, altri sono esercizi di tiro, mettono il microfono su Doc Rivers e quindi sul coach, si sente tutto quello che dice ed è come se tutti assistessero a un allenamento. La cosa bella è vedere sempre come tutti i giocatori di tutte le squadre, le leggende, siano parte integrante dello Star Game in tutte le attività oltre alla partita. Ed eccoci uno dei momenti che io trovo sempre più surreale in assoluto, perché è il momento della conferenza stampa, perché hai improvvisamente tutti insieme i giocatori più forti del pianeta che chiacchierano uno dietro all'altro di fronte ai giornalisti. La cosa bella in realtà del momento media qui durante lo Star Game è che in realtà sono tutti un po' più nel chill, quindi anche le domande che i giornalisti fanno, che le persone fanno, sono anche un po' più divertenti in alcuni casi, più curiose, più leggere rispetto magari alle classiche domande delle partite, e di conseguenza anche i giocatori sono più nel chill. E questa ce l'abbiamo. Ora ci siamo spostati di qui perché c'è una, diciamo, una sezione apposta per Harry Burton, per Giannis, loro hanno quest'area dedicata. Being the face of the league, you know, winning has to come with that. First question is going to be on this. Jim, second row. Please let me kick off for the championship. Right now, what were your memories? We had a big relationship with him. I appreciate him as a... È sempre così.
Siamo nel crossover, avremmo voluto farvelo vedere con più calma e siamo qua per incontrare Damian Lillard e quindi dovevamo arrivare in tempo, non sudati possibilmente. Però guarda che figata, è enorme anche quest'anno il crossover. Nice to meet you, Dave. Gianluca from Italy. Is it okay with you? Thank you, man. Fra, sei che ore sono? Non lo so, ma... So you're ready now? Okay. Fra, sei che ore sono? Non lo so, ma chiediamo a lui. Game time. Yeah, man. For your season. Thank you. Tra le figate, con gli amici di Ubass, guarda chi c'è, The Boys of Bench, l'ho fatto vedere nei video di Los Angeles l'anno scorso durante lo Stargate. La figata è che qua chiunque arriva in fila si sfida uno contro uno. Cosa c'è di più bello? È proprio quello originale, è il bus originale di Usiel. Ora siamo ufficialmente pronti per la partita. Questo è l'NBA crossover. Qui praticamente vengono racchiusi tutti i mondi che il basket intercetta. Ci sono corner dedicati alla moda, corner dedicati al design, corner dedicati alla musica, ai giochi, insomma c'è di tutto e di più. È uno spazio immenso. Adesso però è il momento della gara delle schiacciate, della gara del tiro da tre, della sfida tra Steph Curry e Sabrina. È il momento di andare alla rete. Adesso forse è il massimo del freddo. Se troppo adesso ancora un altro in felpa o in magliette, io come cazzo. No, non ci credo. Ma come cazzo fai? Ma come cazzo fai? Oggi non si è ricordato, le stanze italiane. Guarda, sono più alti di banchetti. Aspetta lì, bro. Private jet, don't take care, you see. Audacity, two steps to me. You only got a word for that bag of... Comunque, posso dire che siamo relativamente vicini al campo? You can brag, you only got a word for that bag. Don't get it one day, you can brag. Say that I have it, you know that I got it. No need to look on the bag. This cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store I'm popping them tags. A limited syllabus. No rolly on wrist, but it is my time. Diamond out the mud, yes, send me a prime. Supernova, can't block my shine. 10 hour days, can't top my grind. Lillard, Towns e Trae Young si giocano con finalissimo. And here we go. There we go. He's going. High balls up and yes! The wire and came through in the clutch on the money ball rack. That is 25 to win. Buckets. Next one. Check. 13 seconds left. He needs 24. Guarda, quando ci ha conosciuto ogni anno vince la gara dei tre punti. La tradizione vuole che noi prima lo tocchiamo, io lo tocco, gli dico, gli passo il mio talento e lui vince. Non ci sono prove contrarie a questo. Stephen Curry, Sabrina Ionescu. Si
storia è che Sabrina aveva il record nella gara di 3 punti e Sabrina l'anno scorso lo ha battuto. Però Sabrina lo faceva con le sue regole, le regole della WNBA. Adesso in realtà ha deciso di farlo con le regole NBA. Vediamo cosa succede. To the family for Jacob Toppin. Here we go. He's up. He's up. And Morbido. Here we go. This again. And the crowd goes crazy. Boys, he's up. Here we go. He's up and it's unbelievable. Sai che non c'è partita quest'anno. Get ready. And yes. Cazzo. Sopra tua mamma, tuo zio. From the Osceola Magic, let's hear it for Mac McClellan. Andata, finito il Saturday Night, finita la serata del sabato dello Star Game. Ma è finita davvero la serata? Non lo so, però fino adesso è stata clamorosa. A parte Jaylen Brown. Essere lì in mezzo all'inizio è stato oggettivamente clamoroso. Ho conosciuto Bill Murray, che è uno dei miei eroi. Tutto molto bello, ma la serata è finita davvero? Non lo so, non lo so. Tutto può succedere. Ok, allora la festa non era finita. Raga, siamo alla festa di Dwayne Wade. Non so come. Personality, good energy. Yeah, I tried that. Yeah. Wow. Mi ha detto good energy, great personality. Wayne Wayne. In questo momento dietro di me stanno giocando a calcio. Tipo Murraco in Riviera in Romagna. Andre Iguodala, Donovan Mitchell, Wayne Wade. Raga, il libro di Andre Iguodala, se non l'avete mai letto, leggetelo subito. Sono un po' stanchino. Quanti giorni sono passati? Perché oggi siamo qua da 8 anni. Sì, questo era il tuo piano. È il mio. Figa. Va bene, mi raccomando. Domani non riesco a finire la frase. Ciao. Good morning, Indianapolis.
Nuovo giorno, in realtà è la domenica, la giornata della partita delle stelle, ma sinceramente mi sono svegliato convinto di aver sognato tutto quello che è successo ieri notte. E invece cazzo è tutto vero, è successo tutto davvero. Ora, per iniziare la giornata delle stelle, proviamo a incontrarne una. Go be loose like you used to do. Ha creato questo Brotherhood Daily, è un classico daily newyorkese che molti di voi conosceranno in realtà come il Bangla, però quella non è la versione, è il daily newyorkese, l'hanno rifatto con tutte delle sfumature legate all'NBA. Siamo arrivati al momento giusto, direi. Waited in line for this? Yeah. Why you don't know? Just text me, man. Yeah, I try to text you. Okay, next time I text Instagram. You. Instagram. Yeah, we have a dinner together soon. I hope soon. Okay? Mm-hmm. Thank you very much for everything. Yannis, l'abbiamo salutato. Mi ha detto che la prossima volta gli devo scrivere su Instagram. Che personaggio incredibile è. Che personaggio incredibile è. Solo emozioni. Le leggende NBA in questo brunch, uno dei momenti che l'anno scorso mi era piaciuto di più perché faceva capire quanto insomma questa sia un'occasione davvero per celebrare il basket e l'NBA e soprattutto anche le leggende del passato. Si fa un brunch vero e proprio, c'è Adam Silver e ci sono alcuni personaggi, secondo me si è presentato Julius, Dr. J, Julius Irving. C'è Larry Bird, raga, c'è Larry Bird. Adesso in realtà avremmo qualche ora libera, ne approfittiamo, in realtà siamo in Indiana, andiamo a fare un giro a vedere un po' che cosa c'è di bello in Indiana. Abbiamo saputo di questa chiesa battista che hanno completamente rifatto e messo, e hanno messo all'interno un campo da basket, una cosa da veri Hoosiers, e adesso andiamo a vederla. Tra l'altro andiamo con Giorgio e Dimitri, i nostri amici della Grecia, e loro hanno, non so perché, hanno una macchina, hanno preso una macchina, adesso ci passano a prendere. Speriamo che non siano a cabrio perché fa freddissimo. E nel dubbio comunque io mi sto portando dietro delle scarpe da basket e un cambio, perché non si sa mai. Wow! It's very cool! That's very very cool, man! You are the man! Wow! West Virginia! Yeah, let's go play some basketball, right? Yeah. Is this car? Unfortunately for us, yeah. Just a Toyota Yaris. It's the same price in Europe, yeah. Incredible. It's 50 bucks per day. No, no, okay. Wait. Oh, una roba, dove devi fare? La musica mi ha distratto, ero nel mood, non ho guardato più la sala, l'atmosfera, la magia. Man, we're gonna die for sure, man. It's like two Italians and two Greeks in a car. That doesn't end well. Incredibile, siamo un po', ma tu pensa dove siamo nel mondo, ma è un posto incredibile. America! Yeah! Okay. Typical American overtake. That's how they usually drive. Allora raga, niente, la chiesa che volevamo visitare dove hanno fatto il campo dentro, in questo momento era chiusa. Quindi abbiamo visto da fuori, però abbiamo vissuto comunque una bella situazione. Adesso invece andiamo, raggiungiamo gli amici di Ubass che stanno portando un po' di vibes loro, non so dove, però ci stiamo andando, credo che siamo a scuola. Ok, abbiamo parcheggiato la nostra utilitaria e adesso siamo nella Northwest School e ci sono gli amici di Ubass. È facile capire dove sono gli amici di Ubass quando arrivi, perché c'è l'Ubass. Italiano! Hello. Presente! Voilà. Last but not least, every year you gotta come pay the respect. Yeah. Italian international basketball family. It's not a global celebration without my guy Thank you. You ready to play some basketball? Comunque è pazzesco perché ci vediamo due o tre volte all'anno quando va bene e ti senti in famiglia, è una roba pazzesca, incredibile. Giochiamo. Top 10 radar.
been on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, 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 we on your radar. Yeah, 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 we on your look, top floor, lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Put too high, ain't coming down, you see me if you looking up. I don't really talk too much, so I'm running numbers up. I keep that on strong enough, I'm going off, they know what's up. Non prontissimi, però abbastanza pronti. È arrivato Reggie Miller con i capelli lunghi. Facili, tre facili. Pesche! E l'abbiamo portata a casa. Eravamo sotto 7-0. We played European basketball. European pick basketball. And roll and passing. Posso dire che è bello, cioè è una roba, mi brillano gli occhi. Cioè giocare lì tra di noi amici in questa palestra, in quel contesto, con quell'atmosfera, è come essere veramente due bambini in un parco giochi e boh, proprio bello. È stato molto bello rivedere i ragazzi di Uvas, appunto, da Nick a Brianna, tutta la loro crew, perché è pazzesco vedere quello che fanno, l'energia che fanno. Nick in particolare credo che sia una di quelle persone che catalizza l'energia dell'universo, quelle belle da avere vicino, che ti contagiano, ed è bello che in qualsiasi parte del mondo ci si ritrova. È come sentirsi di nuovo in famiglia, tra amici, e loro sono i numeri uno in quanto gentilezza, ospitalità, ed è pazzesco. Sembra di essere da una parte in un film e dall'altra è la vita vera. E dall'altra adesso dobbiamo andare allo Star Game, quindi è questo che rende ancora tutto più magico. Adesso è il momento della partita. Tra l'altro stiamo andando all'arena, come potete vedere. L'arena è di lì. L'altra cosa incredibile è che l'NBA mette in giro per la città, sparge delle persone con le insegne per le varie cose che ci sono durante lo Star Game. Quindi ti aiutano anche in questo, pazzesco. Ora ci vedete sorridenti a Mia Farà, ma dentro di noi c'è della sofferenza, perché ci hanno appena cancellato il volo di ritorno e non sapremo se torneremo mai da questo posto. Ma non pensiamoci, andiamo a vivere lo Star Game NBA. Poi uno non deve essere stressato, se no gli viene la gastrite. Ma che vita è? Costa 8, 186. Σωστό!
appena terminato lo Star Game, siamo scesi in campo, al di là della partita, del livello di intensità o meno. Comunque fa impressione sempre vedere tutti questi giocatori, cioè i giocatori più forti del pianeta, lì tutti insieme, che poi anche cazzeggiano. Devo dire che poi la parte più divertente credo sia vedere come interagiscono tra di loro, vedere Luca che scherza con LeBron o Jokic che fa delle cose da Jokic. E l'altra cosa che fa impressione è essere sullo stesso campo in questo momento. Questo è il parquet dell'NBA, amici, il parquet dell'NBA. Signor Zuretti, Mr. Zuretti. Global, no, se devi dire un global all'interno di ogni video, se no non è... È global. È un global cazzo. Adesso abbiamo, potremmo dire, ho messo il timbro anche su questo... Andata raga, andata, All Star Game concluso davanti a questo fantastico monumento ai caduti, uno dei monumenti più importanti di Indianapolis, che ci salutiamo raga. Sono distrutto, si sente che sono distrutto, basta, giochiamo a carte scoperte, come dico ogni tanto nelle puntate del basement, sono distrutto, siamo a pezzi, abbiamo dormito 2 ore per 3 giorni, però abbiamo visto delle cose incredibili e la sensazione è proprio quella di essere continuamente in un sogno. Ma detto questo, spero davvero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere subito nei commenti, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più, che cosa vi ha colpito e soprattutto che sensazioni vi ha dato questo video. E quello che cerchiamo sempre di fare, ci abbiamo provato anche questa volta, è portarvi con noi. Fa piacere perché come sempre sono arrivati tanti messaggi real time ed è una cosa bella vedere insomma quanto voi siate anche felici di vedere queste cose e mi ci metto anche io, insomma io cerco sempre di farvi vedere tutte le cose che io per primo vorrei vedere, vivere e con gli stessi occhi a cuoricino che potreste avere anche voi in questo momento. Sono molto contento che si siano interessate e che stanno guardando questo video anche tante persone che magari non conoscevano il mondo NBA, non sono appassionate di basket ma si stanno appassionando grazie anche a questi contenuti ed è forse la soddisfazione più grande. Quello in più particolare che volevamo raccontarvi, come vi dicevamo, che lo Star Game non è solo la partita, quella delle stelle NBA della domenica sera, non è solo la gara delle schiacciate, ma è tantissimo altro ed è una città che viene completamente stravolta e coinvolta, da dove arrivano persone da tutto il mondo per vivere quella che in realtà è una vera e propria festa del basket, che altro una celebrazione dell'NBA, dai giocatori attuali alle leggende, tutti uniti per cercare di raccontare, di celebrare il meglio tutto quello che questa Lega ha fatto e che questa passione porta a fare. Quindi qui ci sono un sacco di persone unite dalla stessa passione ed è la cosa più bella che ci possa essere. Spero che vi sia piaciuto, come vi dicevo, iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto. Bella fra, è andata anche questa, cazzo l'abbiamo fatta, anzi scusa bro, e anche questa volta ci siamo dimenticati di farlo in campo, cazzo, lo possiamo fare sul campo a LED, ricordatecelo la prossima volta. Ciao a tutti.